vista in pubblico. È notizia di ieri che la principessa del Galles è tornata in pubblico a farsi vedere, lo riportano i giornali. È la prima volta che la principessa del Galles ritorna a farsi vedere in pubblico con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Lewis dall'annuncio del cancro che ha fatto a marzo. Eh, noi siamo ovviamente tutti eh, giulenti eh, di questa notizia, eh, non ci aspettavamo ovviamente che una notizia del genere arrivasse così eh, eh, presente l'ultima volta che Kate era stata vista è stato a dicembre a Sandringham durante il periodo natalizio adesso ovviamente fa tutti piacere sapere che la nostra principessa del Galles sia tornata finalmente di nuovo in pubblico e non possiamo che augurare alla principessa del Galles pronta a guarimento speriamo che notizie così belle arrivino ovviamente anche subitamente nel futuro di fra poco io sono ovviamente molto Ehm, festoso di darvi questa novità e di fare questo video, personalmente. Lo trovo un gesto molto coraggevole, è un regalo molto carino. Quello che ci fanno di questa immagine della famiglia di nuovo tutta unita eh, fuori in pubblico, non ci resta che augurare eh, continuazione della guarigione alla principessa del Galles e speriamo, ovviamente, di vedere. La presto di nuovo in pubblico, come abbia abbiamo appena fatto, com'era? Vi è piaciuta? Questa è la notizia. Come l'avrei data per non offendere nessuna mente sensibile, come fanno i migliori content creator politically correct, per rimanere equidistanti e per non fare antipatia a nessuno. Adesso facciamo i seri? Eh? Parliamo seriamente di questa notizia di ieri, riportata dai giornali, in cui si dice che Kate Middleton è stata vista in pubblico. Con i suoi figli e lo facciamo in modo serio, come direbbe Crozza che imita Calenda. Come <coughs> darei la notizia io, con la mia onestà intellettuale, con un poco di senso comune. Allora, esce fuori questa notizia e non c'è nessun supporto video, né foto né video. Ci dobbiamo affidare a quello che dicono i giornali perché è stata data questa notizia e noi dobbiamo credere che la principessa del Galles esce in pubblico, in un pubblico eh, si intende dove ci sono altre persone, no, uno spazio pubblico condiviso dal pubblico, dai sudditi e che tutti la vedono, ma nessuno faccia manco mezzo straccio di foto o di video alla principessa, dato che immaginatevi dopo tutto questo periodo di buio Rivedere la principessa dovrebbe essere un evento. Immaginatevi di vedere l'apparizione della Madonna. Penso che sia più o meno, anzi secondo me la Madonna non farebbe neanche tanto scalpore. Non stupirebbe tanto quanto vedere Kate, perché l'apparizione della Madonna ormai ci siamo abituati. A me giugori appare ogni giorno. <coughs> e io devo credere che eh, Kate ritorna in pubblico e siccome i giornali ne parlano senza una prova, anzi sì, la foto la mettono, ma è di... Chissà quale evento pubblico istituzionale eh, del di repertorio batte la pesca. Giusto, giusto, questa notizia arriva dopo che su X si era diffusa la notizia che la famiglia reale aveva diffidato la stampa e questa. Ovviamente non è una notizia confermata, è sempre una voce di corridoio e siccome è una voce di corridoio, io vi dico che è una voce di corridoio. E questa voce di corridoio diceva che eh, la famiglia reale aveva diffidato la stampa di nominare Kate Middleton. Adesso arriva una notizia in bianco in cui si dice che Kate Middleton si è fatta vedere, se si è fatta vedere. Chi l'ha vista? Cioè. Da. <ride> che gioco stiamo giocando qui? Quasi fa uno scivolone dopo l'altro. Non sanno più come agire, non sanno più a che cosa arrampicarsi perché hanno pure finito gli specchi. Ci viene data questa notizia in cui si dice che Kate si è fatta vedere. Ok, ma se si è fatta vedere sicuramente qualcuno l'avrà vista. Tutte le persone del mondo che hanno uno smartphone sono una telecamera ambulante. Non è possibile che Kate si faccia vedere in giro e nessuno la riprenda e nessuno ne faccia una foto. Io non so a cosa sia dovuto tutto questo trambusto di movimenti strani, dubbi, incerti, sospetti. Non so qual è la verità dietro questa faccenda, ma sicuramente non essendo accompagnata da molte voci positive e collaterali riguardo a quello che sta succedendo al momento a Kate Middleton e al riaffiorare di tutto il sistema del Kate Spiracy sicuramente una notizia del genere non aiuta la situazione mi sembra evidente che, eh, la, il, che la gestione delle informazioni da parte di Buckingham Palace sia affidata ad un gruppo di pinguini e o scimmie ubriache e fatte a me dispiace molto l'idea che un'istituzione che dovrebbe essere un'istituzione seria come Kensington Palace e la famiglia reale, The Firm, permettano certe cose, certe scivolate così grossolane e al posto di dire quale sia la verità che si cela dietro questa situazione, sicuramente ci sarà una parte della verità che ci possono raccontare, ma sicuramente fare uscire una notizia così dubbia, così sospetta, non aiuta a tranquillizzare. Gli animi anche delle persone più incerte. Se proprio dobbiamo andare sul fiscale, fate conto che i sudditi pagano di tasca propria la vita dei royal, no? Attraverso le tasse. Penso che sia quanto meno irrispettoso <ride> nei confronti dei sudditi direttamente, non parlo di noi che siamo dei semplici interessati e, ci... e parliamo di queste cose per nostro interesse, per nostro svago, per nostro hobby, ma nei confronti dei sudditi loro devono conto e ragione di quello che succede all'interno di quei palazzi, anche perché sono dei palazzi dello Stato. Ovviamente così come non posso essere certo eh, del fatto che... E sia falsa una notizia del genere e sia semplicemente stata stimolata ai giornali non posso anche essere certo della sua non veridicità cioè non sono ovviamente sicuro del fatto che sia una notizia falsa. Sta di fatto che comunque sia sì, i giornalisti lo sanno meglio di noi che quando si dà una notizia si dà una fonte e si danno delle prove altrimenti sono semplicemente parole al vento e questi articoli che parlano di questa Kate Middleton vista in pubblico senza accompagnare questa notizia da uno straccio di foto stanno semplicemente secondo me in un certo senso rincuorando le persone che credono fermamente eh, come oro colato in quello che leggono ma mettono sempre molta più incertezza in chi ha dei dubbi fra cui ovviamente mi includo io in prima persona perché non mi aiuti a crederti se mi dai semplicemente una notizia così eclatante che dovrebbe essere accompagnata per l'eclatanza della sua natura da prove fotografiche, e invece tutti aspetti che io ti creda per atto di fede. Vabbè, con è una cosa che si commenta da sola, ma ovviamente se volete aggiungere qualche commento alla situazione o se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un commento e un like. Vi ricordo che i miei due libri, dedicati: il primo a Kate, Viaggio nella vita di una principessa moderna e a Diana, L'eredità di Diana, Compassione e Coraggio Reale sono già disponibili in formato ebook che si può leggere quindi su dispositivo elettronico come cellulare, tablet tablet, kindle, computer, eccetera, sono già disponibili su Amazon, trovate i link in descrizione, se volete supportare un povero content creator potete farlo con l'acquisto dell'uno o dell'altro a vostra scelta, vi anticipo, è in preparazione un terzo sulla regina Elisabetta, io come al solito vi mando i miei saluti reali e ci vediamo presumo molto presto, saluti reali.